Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 17 febbraio l'Assemblea ha commemorato Michele Ferrero, imprenditore piemontese dell'omonimo gruppo dolciario. La Giunta ha poi svolto comunicazioni sul nuovo grattacielo della Regione, cui è seguito un ampio dibattito. Approvata all'unanimità la legge sull'agriturismo che semplifica la normativa e attribuisce competenza amministrativa agli enti locali. Il documento è mirato al territorio. Gli operatori dovranno acquistare in prevalenza prodotti alimentari di aziende piemontesi e almeno il 25% dovrà essere di produzione propria. Elvio Rostagno, PD. Dovrebbe cercare di ridurre una falsa concorrenza fra le iniziative di agriturismo, che ormai hanno un'esperienza di 20 anni, rispetto alle attività turistico-ricettive normali che hanno un'imposizione fiscale assolutamente diversa. Gianluca Vignale, Forza Italia. La legge oggi approvata segna una grande qualificazione per gli agriturismi piemontesi, tutti gli effetti diventeranno la porta di presentazione, per esempio anche in vista dell'Expo, dei prodotti agricoli della nostra regione. Paolo Mighetti, Movimento 5 Stelle. Noi in particolare ci siamo concentrati molto su quello che è l'adeguamento delle nuove strutture agrituristiche al superamento delle barriere architettoniche. La nostra battaglia ha dato i suoi frutti e le strutture agrituristiche avranno un'accessibilità migliore nel futuro. Far nascere in Piemonte il Parco del Cielo, proteggendo dall'inquinamento luminoso alcune aree per osservazioni astronomiche. Se ne è parlato al convegno Meno Luce Più Stelle, organizzato a Palazzo Lascaris. Alla sede del Consiglio regionale è stato intitolato un asteroide scoperto dall'Istituto Nazionale di Astrofisica nel 1988. Domenico Sanino, Associazione Pro Natura. Lo scopo è salvare quest'altra parte del nostro paesaggio, che è il cielo. La nostra proposta è quella di creare nell'ambito del territorio piemontese delle aree buie dove gli astronomi sono disponibili a collaborare per presentare il cielo stellato. Presentato nel Palazzo della Provincia il volume Comuni della Provincia di Vercelli, curato dal Consiglio regionale. La pubblicazione raccoglie dati tecnici e cenni su storia, personaggi e tradizioni che caratterizzano gli enti. Si completa così anche la collana online dedicata. Protagoniste nei governi locali è il titolo del nuovo ciclo di incontri di approfondimento e formazione promosso da Consiglio regionale e Consulta delle Elette, rivolto in particolare alle amministratrici. Il percorso, gratuito, si tiene tra il 6 marzo e il 2 aprile in 6 sedi in Piemonte. Informazioni e iscrizioni al numero 011 812 67 30. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti sul sito cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.